sicuro. Il fatto è che in teoria un vampiro dovrebbe dormire nella sua bara per dormire davvero. Di loro, sì. Perché in tal caso tutte le stanze con i vampiri sono fornite di bara. Eh sì, perché cioè una costante nei libri classici di vampiri è che la gente ammazza i vampiri mentre sono nella bara perché è il momento in cui sono più vulnerabili. Non in questa sessione. In questa sessione voi dormite su un letto normale e recuperate comunque tutta la salute. Mi piace. Puoi dormire a testa in giù se vuoi. Una cosa è dormite nel buio. Se dormi con una luce, okay, cioè sia che fosse una luce artificiale, però se è una lucina da notte è un conto. Se è una luce come quella ti terrebbe sveglia, sì. Ti rompe il cazzo parecchio. Mm. Ok, io mi porto un coltellino tascabile, una pistola, un'altra pistola che però è una di quelle estraibile piccole, cioè non proprio intracciabili, facilmente intracciabili. E come regalo, a cosa cazzo piace Rico? Un'altra pistola? I don't know. Cosa potrebbe piacere a un drogato di merda, un tossico spacciatore di droga che può avere praticamente tutto quello che vuole e di solito lo ha perché quello che vuole se lo prende? In realtà ci sono un po' di cose che potresti dire. Una bottiglia di scotch? Probabilmente potrebbe piacergli, però... Sì, potrebbe piacere. Potrebbe piacergli. Cosa bevono più gli spagnoli? La tequila, appunto. Sì, forse una di tequila non è copiata. Sì. Va bene, gli porto della tequila, va bene così. Una bottiglia di tequila potrebbe piacergli. Va bene. Va bene, quindi esco dalla scuola, devo fare... Una nuova bandana. Devo fare tutto il giro, prenderò un autobus. Hai nessun problema, sei andato a comprare la bottiglia di tequila. Ti hanno chiesto la carta d'identità, gli hai dato una carta d'identità fasulla. Sì. Probabilmente tutti gli studenti della scuola hanno almeno due o tre carte d'identità o roba del genere. Ritornando a scuola, nessun problema, te la fanno passare la bottiglia di tequila. Uh-huh. Ti fanno una rapida ispezione alla bottiglia per vedere che non contenga veleni, però poi te la fanno passare. Posto. Io dovrei passare al Vault, quindi. Al Vault? Per avere le mie armi. Ok, quindi facciamo che sono già più o meno le 7. Perché se la nave arrivava alle 8:30, sì. Giusto che ho detto. Diciamo che arriva alle 7:30. Sì, quindi io... E così sono... Io ho dormito per essere totalmente riposata, mi tolgo le bende dalla testa, attivo gli occhi iniettati di sangue un attimo, giusto per... così a caso, okay. Per fare una prova per vedere se sono ancora io in controllo della bestia. E volevo provare a guardare il nuovo dell'abisso su IP. Guardi pure. Qual è la domanda che vuole rivolgere all'abisso? Si ricordi che l'abisso guarda anche di più. Lo so, infatti non sapevo se farò o no, massimo a fine sessione, quindi sti cazzi. Ti prendi 4 danni subito, no? Volevo sapere... Non ti faccio shottare così a caso, ti faccio prima soffrire. Come si stava preparando? Ok. Comunque una cosa del genere. Cosa sta facendo Aiki? Molto praticamente. Sai com'è? Yes! Quanto hai fatto? 9. Quanto hai in oscuro? Meno 1. Perché ho fatto 10 meno 1, 9. Sempre allarmanti tu. Vedi il professore che la sta caricando come una. L'ho usata il filo su di lei, Di poco. Tu vedi che lei non si sta preparando. Confuse e allarmanti per me. Sì, non solo non vedi che lei si sta preparando, vedi suo fratello. E questa volta è suo fratello a tenerla per il guinzaglio e strattonarla. Comincio a intuire qualche. È una puttana. I don't know. Lui all'inizio pensava fosse una galattia. I don't know. Non è vero. Non pensavo fosse una galattia. L'hai scritto pure su lui. Perché le galattie sono puttane. Sono basate molto sul fatto che sono donne oggetti. Vabbè, se gli metti un collare quindi e la strattoni ce l'hai. Io avevo detto che stavo pensando di prendere la prima mossa della Galatea. Perché si può darsi allora una di però per questa avventura in particolare non mi sembrava. Potrebbe essere tante cose comunque. Okay. Un fatato particolarmente perverso. Sospiro. Vado al Vault. Ok. Recupero le mie armi che sono dei cucri.
il coltello indiano curvo, se ne ha uno. Ah, figo, figo. Non so se due o quattro, perché non sono sicuro di volerli lanciare, però se li voglio lanciare è meglio averne quattro. Sì, probabilmente è meglio averne un pochettino di più. Lei ti aspetta in biblioteca, stavate lì, la biblioteca fa anche un pochettino da hub, lei fa finta di leggere libri o roba del genere, e vi accorgo, fa finta perché probabilmente non sa neanche leggere. No, fa leggere. Ah, tra l'altro, visto che sto andando fuori, ho il mantello e i curri li tengo due dietro e due sui fianchi. E lei stava aspettando perché vi eravate accordati di vedervi lì, quando eravate pronte. Ok. E non fuma. Non sia mai che faccia saltare la copertura della biblioteca. Ok. Fumare in biblioteca non è una cosa che tira l'attenzione. Com'è il bibliotecario? È abbastanza anziano, ha capelli lunghi, sembra una cariatide. È probabilmente uno dei più forti della scuola, allora. Certo, come no, come hai fatto a capirlo? È perché io ho messo per i cazzi. Non è detto. può darsi, non si sa. E il preside. Lui è il vero preside, sì, ci tiene d'occhio. E niente, aspetta te, quando ti vede dice... ok, sei pronta? Sì, però volevo discutere un attimo... Ovviamente mentre lei ci incamminiamo. Certamente. La vedi equipaggiata, non ha niente. Okay. Non ha, sembra che non abbia nulla, sembra che non ha nulla. Mm-hmm. Però tu sei in effetti, hai un pochettino di addestramento, comunque avevamo anche un anno in accademia e ti accorgi che la protuberanza che è dietro la schiena è probabilmente una pistola nascosta, la protuberanza che ha sulla caviglia è una pistola nascosta. Le protuberanze che ho sui fianchi probabilmente non sono date di me. Le protuberanze che hai sui due lati probabilmente sono un'armatura antiproiettile. Ok. Sì, la guardo. Quindi lei è armata con armi da fuoco. Sì. Ma l'abbiamo mai fatto coppia noi due? No. Ok, quindi in realtà non l'ho mai vista grazie a me. In realtà il primo anno non avete fatto coppia con nessuno di vivo. Ah. Sì, per semplificare un pochettino. Immaginavo. Ok, allora mentre... E darvi un po' di novità. Mentre camminiamo, parliamo verso l'esterno, dico... Come avevo accennato oggi, non sono un tipo molto da mischia, quindi immagino che tu sarai il mio esatto opposto. Io vado un pochettino su per i ruoli, dipende dalla situazione. Mm-hmm. Cerco di essere versatile. Pensavo di, senza offesa, lasciarti... lasciarti a controllare la situazione dal punto di vista centrale mentre io mi occupavo delle cose dall'alto, comunque dalle ombre, che è più il mio stile. Lei si stropiccia un attimo gli occhi, sbadiglia, sembra annoiatissima. Uh-huh. E forse è soltanto perché è stanca, probabilmente ha dormito tutto il giorno. Uh-huh. È stanca comunque. E dice più che altro la cosa che mi preoccupa è il fatto che il nostro amico sia preoccupato che qualcuno stia cercando di ucciderlo. Penso che sarebbe più comodo scoprire chi sta cercando di ucciderlo e eliminarlo per primo. Sarò sincero, fino a questo momento avevo dimenticato che cosa ci avevano detto di fare, sapevo soltanto che dovevamo stare al porto. E il consiglio che ti dà lei è, mentre io lo proteggo tu trova l'assassino. Mm-hmm. Quello che suggerisce lei in pratica, tu lo capisci. Mm-hmm. E io dico, mobilità e stealth, questo lo so fare. Sì, guardando nell'abisso in teoria dovresti aver già le risposte. Però sono scemo e non l'ho fatto. E, ok, vi recate al porto. Il porto è un tipico porto di scambio e cambio merci, abbastanza facile da portare cose e anche molto grosso. Comunque alla fine lei praticamente ha aderito alla mia strategia in ogni caso. Sì, in ogni caso gli andava bene. Mm-hmm. Anzi, ha approfondito la mia strategia. E vi recate al molo che vi viene detto, vedete la barca arrivare e il capo che lì ha braccia conserte, un uomo quantomeno, ha braccia conserte che vi aspetta. Vedete arrivare due ragazzine e dice, ehi. Badly. Vi manda la Delia Academy. Salite, il capo è sopra a bordo. Lui fa un cenno a un altro uomo sopra. Vedi che si comincia a spostare la gru e cominciano a spostare la roba per scaricarla. Io probabilmente mi sposto in una posizione
un po' elevata, un po' coperta, come se fosse un cecchino praticamente. Se vuoi andare sulla gru? La gru è abbastanza elevata, abbastanza coperta, però non so quanto vedresti il nemico se arrivasse. Subisco.